Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Perdonate l'assenza, ma come avete ben visto, credo che in questo periodo contenuti su FIFA siano stati un po' scarni. Ma ci avviciniamo, entriamo ufficialmente nella settimana dei TOTS. Venerdì infatti dovrebbero uscire i community Team of the Season, quindi quelli votati appunto da noi con le votazioni che sono state aperte qualche giorno fa. E durante questa settimana io sarò in giro tra Lecce per le Final 8 della Iseria Team, che potrete seguire sul canale Twitch della Serie A il 18 e il 19, e anche in loco al Teatro Apollo, è aperto al pubblico qualora siate di lì e vogliate venire a vedere. Poi andremo a Londra per le fasi finali della eChampions League, che potete seguire sulla mia piattaforma Viola, perché vi porterò nel titolo dei quinti a vedere le partite di italiani che non verranno mandate in streaming. Ma oggi torniamo sul canale e per tutta la settimana con le top ruolo per ruolo, visto che i TOTS segnano un bello spartiacque, diciamo, tra le carte uscite fino ad ora e quelle che usciranno. Ci tenevo a mettere un po' le cose in chiaro, soprattutto per tutte quelle che sono le domande che ricevo in live. Quindi oggi partiamo con i portieri e poi andremo a vedere praticamente tutti quanti i ruoli, e faremo anche un focus dettagliato per quanto riguarda gli attaccanti a fine settimana, distinguendo tra PS4 e PS5. Ma detto questo, andiamo subito a parlare dei portieri. Prima di andare ad analizzare i portieri con questo che vi ho già spoilerato, ci tengo a fare una grande precisazione, perché per quanto riguarda il ruolo dell'estremo difensore, diciamo che il discorso è un po' controverso, secondo me, motivo per il quale io non vi ho mai fatto una top, però ho detto stavolta la voglio fare anche solo banalmente per affrontare questo tipo di discorso, perché io reputo che i portieri siano abbastanza complicati da giudicare, nel senso che magari prendiamo Van der Sar, Toti, ok? Io vi posso dire, è un fenomeno, il portiere più forte che ho provato. Sono sicuro che su 10 persone almeno 3 o 4 possono dire no, ma io non mi ci sono trovato bene. Questo perché paradossalmente cambiano in base a chi li va ad utilizzare. Sembra che alcune carte rendano e altre non rendano. Non so per quale assurdo motivo. Quindi all'interno di questa top oggi io vi andrò a parlare di quelli che sono i portieri che ho utilizzato io e ho trovato maggiormente affidabili. Però ci tengo tanto a sentire nei commenti sia quelli che sono i portieri che avete provato voi, e soprattutto se vi trovate o meno con quanto detto sui portieri che vi andrò a presentare. Ultima cosa prima di partire è che io sui portieri generalmente lascio lo stile d'intesa portiere base, che non è quello base normale sui giocatori, perché tanti voi mi dicono ma io sto portiere base non ce l'ho. Grazie, perché ne è un altro, non è il base e basta. In rarissimi casi invece vado ad applicare uno stile d'intesa per cercare di migliorare qualche statistica che magari non è al top, però ripeto, in linea generale lo stile che vado a lasciare è quello base, in maniera tale che busta un po' tutte quanti gli attributi. Detto questo, portiere, quindi, che si trova in cima a quelle che sono le mie preferenze, è Edwin van der Sar. Ovviamente nella sua versione icon Toti, non disdegno anche le altre versioni, ma questa è veramente una marcia in più. È 1,97 m di portiere, per cui quasi 2 metri, occupa tutta la porta, sia quando si tratta di dover difendere degli 1v1, sia quando si tratta magari di dover muoverlo per andare ad intercettare conclusioni da fuori, tiri a giro, tiri ad esterno, e in particolar modo è molto rapido anche nel momento in cui lo andate a spostare con l'R3. Sapete che schiacciando R3 potete muovere il portiere tra i pali. Lui è molto molto veloce, infatti ha 90 di riflessi. Non è proprio un fulmine di guerra quando lo fate uscire invece con triangolo, perché ha 50 di accelerazione e 49 di velocità. Ovviamente per un portiere è una statistica che è anche accettabile, però tenete bene in mente che quando dovete farlo uscire è bene che vi andate a prevenire, e quindi lo fate uscire con un po' di anticipo rispetto ad altri portieri che magari sono un po' più rapidi e vi permettono di poter fare anche la decisione all'ultimo secondo. Molto bene quindi per quanto riguarda la parata tra i pali, leggermente meno quando si tratta di dover uscire. Secondo posto andiamo a trovare Ederson nella sua versione Fantafoot. Questo portiere l'ho trovato veramente incredibile, e attualmente anche il mio portiere titolare. Come potete vedere, a lui ho applicato lo stile d'intesa guanto. Per quale motivo io ho applicato lo stile d'intesa guanto? Perché gli sono andato ad abbustare la presa, che è la cosa nella quale era leggermente più carente, e vi assicuro che per un portiere che sbloccavamo con 30.000 crediti praticamente a gratis, questo qui è veramente un qualcosa di incredibile. Innanzitutto, rispetto a Van der Sar, è anche più rapido. Guardate le stats di velocità in uscita
vi fa godere. Riflessi 99, rinvio 95, presa 84, tuffo 89 e piazzamento 91. Questo è molto molto forte, sia quando si tratta di dover intervenire appunto tre pali ma anche in uscita. In particolar modo lo trovo veramente super efficace quando si tratta di dover andare a disinnescare i driven. Non si sa per quale motivo, ma caccia sempre dei riflessi da gatto allucinanti. E poi anche di uno di quelli che è molto bravo con i piedi, per cui quando dovete fare un rinvio sapete che con lui dove andate a mirare la palla arriva e non vi va a fare delle svirgolatacce come spesso accade. Per cui Ederson super promosso anche per quelli che sono i vari discorsi relativi ai link, perché è di Premier League del City, quindi viene da sé che è abbastanza easy anche da mettere e dà una grossa mano alle intese dei team di quest'anno. Terzo portiere che vi vado ad inserire è una new entry, ovvero Jerzy Dudek nella versione Eroe Trophy Titans. Non me ne vogliano i miei amici milanisti. Questo è un portiere che rispetto ad Ederson e Van der Sar magari è leggermente più basso, perché è più o meno alto come Ederson, è 1,87 m, però onestamente io mi sono trovato benissimo anche con la sua versione 86 e quindi quando è uscito questo 89 mi sono detto devo assolutamente provarlo e ne sono rimasto molto contento. Anche in questo caso abbiamo un portiere discretamente bravo sulle uscite grazie alla sua velocità. Bene, riflessi, pecca ovviamente qua il rinvio, non ha la stessa qualità di Ederson, presa 88, tuffo 89 e piazzamento 88. Poi, per quello che costa, onestamente anche lui essendo di Premier League dà un bel boost, perché sappiamo come boostano gli Heroes quest'anno, ed è un portiere che mi ha fatto veramente tanto piacere utilizzare. Così come un altro portiere che mi ha fatto tanto piacere utilizzare è ovviamente Thibaut Courtois nella versione Toti. Qui abbiamo un altro portiere molto alto, quasi 2 metri, 1,99 m, più alto anche di Van der Sar. Anche in questo caso discretamente rapido e uno stile d'intesa da andare a lasciare base, perché ha tutte le stats del portiere praticamente sopra il 90, tolto il rinvio che è 85, ma lì ci fate ben poco perché purtroppo i piedi di Courtois sono un po' quadrati. Però anche qui, sia per quanto riguarda il difendere la porta tra i pali che in uscita, sui tiri da lontano poi anche molto bene, questo è uno di quei portieri che secondo me viene utilizzato poco, semplicemente perché quest'anno le intese per i portieri sono molto difficili, perché non c'è più quella possibilità di fare i triangolini, ma bisogna considerare l'insieme, e quest'anno di giocatori del Real Madrid ce ne sono, ma magari si va più verso altre sponde. Andiamo poi da Peter Schmeichel, un altro portiere icon con il quale mi sono trovato molto bene, 1,93 m, portiere di affidabilità garantita. Anche qui ritorniamo un po' sul problema della velocità in uscita grazie a quel 45 di velocità scatto che penalizza un po' il giocatore nel suo insieme. 92 di tuffo, presa 87, rinvio 88, riflessi 94 e piazzamento 90, per delle statistiche che sono assolutamente poi corrisposte da quello che è il rendimento in game di questo giocatore. Per cui, qualora voi ve lo andate a trovare magari da Nikon, non disperate, se lo riuscite ad inserire sto Schmeichel sono sicuro che vi darà soddisfazioni. Così come un altro portiere dal usato garantito è Gianluigi Donnarumma. Lì linka praticamente tutti i giocatori meta, i vari Messi, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Kimpembe, insomma, vi dà una grossa mano, 1,96 m, anche qui non proprio un fulmine di guerra in uscita. Presa e rinvio sono probabilmente i due reparti nei quali è un po' più carente, però poi bene bene in tuffo e bene bene in piazzamento. Veniamo poi a un ultimo portiere, anzi agli ultimi due portieri che ho provato e che mi sono piaciuti di più. Uno è Neuer, che qualora abbiate bisogno di un portiere di Bundesliga, secondo me è in assoluto il migliore e non si avvicinano minimamente tutte le versioni di Kobel del Dortmund, che magari linka anche giocatori un po' più meta, ma lo trovo molto più carente. Bene rinvio, anche qua leggermente meglio la velocità, bene riflessi, presa, tuffo e piazzamento. Mentre chiudiamo in Serie A con Maignan, portiere che vabbè quest'anno sta facendo veramente il fenomeno, ancora di più delle altre stagioni. 1,91 m, 87 di tuffo, 85 di presa, rinvio 87, 91 riflessi, 87 di piazzamento e una velocità un po' bassina che non gli rende giustizia, perché questo un po' come nella realtà, quando si tratta di dover uscire a campo aperto per fare anche un po' da libero quasi a difensore centrale aggiunto, è abbastanza scattante. Come portiere del campionato italiano devo dire che è quello che mi è parso meglio sul periodo lungo. Sai, alla fine le papere capitano un po' a tutti, però lui è quello che mi è sembrato farne di meno. Quindi per quanto riguarda i portieri abbiamo praticamente un portiere per campionato, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga Spagnola, Premier League e Icone. Questi sono i migliori 8 portieri che ho provato quest'anno. Regà, per questo video è tutto, come al solito mi aspetto di sentire i vostri commenti a riguardo.
Vi ricordo che appunto questa settimana non mi troverete in live sulla piattaforma Viola, tornerò il 25 per poi ripartire per il Comic Con, vabbè, ma poi quello è un altro discorso. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, sono il vostro Liberoschi, ciao!